Il declino demografico di Civitavecchia non incide solo sul numero dei residenti, ma anche sull'economia complessiva della città. Lo si evince andando a verificare gli indici di vecchiaia e di dipendenza strutturale degli ultimi 20 anni elaborati dall'Istat. Si tratta di numeri impietosi che lasciano intravedere come siano sempre di più le persone che non producono, a fronte di quanti, sempre meno, sono chiamati a produrre. Negli ultimi 20 anni Civitavecchia non solo ha visto diminuire il numero dei residenti e aumentare la popolazione anziana, ma il progressivo invecchiamento sta determinando anche squilibri sotto l'aspetto strettamente economico. Lo si evince andando a leggere con attenzione i dati che riguardano da una parte l'indice di vecchiaia e dall'altra quello di dipendenza strutturale. L'indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione e il rapporto percentuale tra il numero degli ultra 65 anni e quello dei giovani fino a 14 anni. Ebbene, nel ventennio compreso tra il 2002 e il 2021, l'indice di vecchiaia a Civitavecchia è passato da 125,8 a 180,5, uno sbalzo enorme, con una forbice di ben 55 punti. Per avere un'idea della situazione basta andare a fare un raffronto con una realtà vicina e per certi versi analoga come quella di Viterbo, dove la forbice negli ultimi 20 anni è stata di 38 punti. Per non parlare poi di Roma, dove l'indice di vecchiaia è passato da 148,3 nel 2002 a 178,4 del 2001, con una differenza di 30 punti, quasi la metà di quella di Civitavecchia. E la situazione si riflette inevitabilmente sul piano economico, osservando l'indice di dipendenza strutturale che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva, ovvero quella degli ultra 65 anni e dei bambini da 0 a 14 anni, su quella attiva che è composta da soggetti di età compresa tra i 15 e i 65 anni. Alla fine dello scorso anno a Civitavecchia c'erano 57,1 individui a carico ogni 100 che lavoravano, un numero del 20% più alto di quello che si riscontrava nel 2002, quando si osservavano 45,4 soggetti a carico ogni 100 attivi nel lavoro. Anche su questo versante la differenza con altre realtà vicine come Viterbo e Roma è evidente. Nella capitale alla fine del 2021 l'indice di dipendenza strutturale era più basso di oltre un punto, mentre nel capoluogo della Tuscia di oltre mezzo punto. E la forbice, se le previsioni di Istat riguardo il 2031 saranno confermate, rischia di allargarsi ulteriormente, con Civitavecchia destinata tra 10 anni ad avere oltre 60 persone a carico ogni 100 che lavoreranno. Un civitavecchese di 35 anni è stato tratto in arresto dagli uomini del commissariato di Viale della Vittoria con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato controllato nella mattinata di ieri ed è stato trovato in possesso di 869 grammi di hashish suddiviso in panetti e di un bilancino di precisione. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, dopo la convalida dell'arresto, ha applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. A ogni modo l'indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell'attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. È stata fissata per il prossimo 24 febbraio l'udienza preliminare nella quale il giudice dovrà decidere se istruire o meno il processo nei confronti dell'ex presidente dell'Università Agraria Daniele De Paulis e dei consiglieri Renzo Crisostomi e Damiria Delmirani. Il magistrato titolare dell'inchiesta, che nel marzo scorso portò a un blitz della Guardia di Finanza negli uffici di Viale Baccelli, ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per i tre indagati. Si è conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del magistrato la vicenda riguardante i presunti reati commessi dai vertici dell'Università Agraria di Civitavecchia, esplosa nel marzo scorso dopo un blitz della Guardia di Finanza nella sede dell'ente e al successivo arresto del presidente Daniele De Paulis con le accuse di peculato, abuso d'ufficio e falso. Il pubblico ministero, il dottor Alessandro Gentile, ha infatti chiesto la celebrazione del processo per lo stesso De Paulis, che era stato poi scarcerato alla fine di marzo, e per i consiglieri Renzo Crisostomi e Damiria Delmirani, che attualmente ricopre la carica di presidente facente funzioni. Sulla richiesta di rinvio a giudizio, ovvero sull'opportunità di istruire il processo, dovrà pronunciarsi adesso il giudice per l'udienza preliminare, il dottor Giuseppe Coniglio, nell'udienza già fissata per il prossimo 24 gennaio. Come si ricorderà, a De Paulis erano state contestate spese personali per circa 5.000 euro eseguite con i soldi dell'ente. L'ex presidente dell'Agraria, assieme agli altri due consiglieri indagati, doveva poi rispondere anche di presunti reati riguardanti la vendita di bestiame e il rilascio di certificazioni relative agli usi civici.
Accuse sempre respinte tramite i rispettivi legali da De Paulis, Crisostomi e Del Mirani. Tra 2 mesi e mezzo, nell'ambito dell'udienza preliminare, si saprà qualcosa in più in merito alla vicenda. Qualora il GUP decidesse di accogliere la richiesta del pubblico ministero, dovrà essere fissata la data di inizio del relativo processo. In caso contrario, lo stesso magistrato potrà ricorrere contro la decisione del giudice. Il Covid dà segni di normalizzazione, l'azienda sanitaria chiude i drive-in dove si effettuano i tamponi. Da lunedì prossimo, infatti, chiuderà i battenti il drive-in che era stato allestito in via Fontana Tetta, nell'area attigua alla chiesa di Pantano. Quanti dovranno effettuare i tamponi potranno recarsi direttamente alla terza struttura che si trova di fianco all'ospedale San Paolo e che sarà operativa da lunedì al sabato dalle 13.30 alle 18.30. Intanto prosegue la discesa dei contagi. Ieri, in base al report quotidiano fornito dall'assessorato regionale alla sanità, in tutta l'azienda sanitaria Roma 4 sono stati certificati 66 nuovi casi a fronte di 7.750 tamponi effettuati, numeri bassi dovuti anche al fatto che prendevano spunto da controlli eseguiti in una giornata festiva, quella del 1° novembre. Una settimana prima, mercoledì 26 ottobre, erano stati ufficializzati 177 casi, quasi il triplo di quelli di ieri, a fronte però di 20.000 tamponi, tre volte tanto quelli effettuati il 1° novembre. Il presidente Musolino dovrebbe evitare di regalare altri spazi agli armatori. Il nuovo modello auspicato da Molo Vespucci, ispirato all'azione lobbistica delle multinazionali, è un'ingiusta regalia di beni pubblici agli armatori che hanno già visto aumentare a dismisura i propri profitti negli ultimi anni. Lo scrive in una lunga nota Unione Popolare con De Magistris, che sposa la tesi già espressa dal sindacato USB sulla concessione a privati delle banchine numero 27, 28, 29 e 30. Una concessione che, secondo Unione Popolare, visto quanto accaduto in altre realtà portuali che hanno assunto simili decisioni, può portare danni irreparabili all'occupazione locale, con particolare riferimento a Port Mobility, PAS e compagnia portuale. A conforto delle sue tesi, UP ricorda cosa ha portato la privatizzazione di altri spazi nello scalo, ricordando che le crisi più gravi nella storia recente del porto di Civitavecchia si sono verificate nelle aree collegate alle concessioni tramite articolo 18, ovvero Privilege, GTC, Terminal Container e Minosse, tutti casi esemplificativi di come tali concessioni possano arrecare gravissimi danni alla continuità occupazionale e rendere improduttivi banchine e piazzali. Si chiama a ricordare la visita guidata, scritta e diretta da Maria Letizia Beneduce, musicata e cantata dal trio Le Capinere, condotta da Roberta Galletta. Sarà un vero viaggio nell'aldilà attraverso un cammino di preghiera con le musiche di Haydn, Mozart e la poesia di Dante, un'esperienza emotiva indimenticabile che racconterà la vita e la morte, l'amore e l'odio, i sentimenti che governano il mondo. Appuntamento al cimitero monumentale sabato alle 14.30, ingresso libero e gratuito. La intervista. Roberta Galletta, Maria Letizia Beneduce, si chiama a ricordare l'appuntamento con il programma per sabato pomeriggio. Voglio cercare di capire di cosa si tratta, cosa farete alla Cimitero Monumentale. E questa volta sarà una vera e propria preghiera sotto forma di visita guidata, perché vedremo il Cimitero Monumentale di Civitavecchia, di via Aurelio Nord, con occhi diversi, con gli occhi della poesia, della musica e ovviamente della storia. Quindi in più, rispetto agli anni scorsi, c'è questa bellissima collaborazione con Maria Letizia, però lei ha anche scritto una partitura teatrale per me, quindi io reciterò come, diciamo così, una guida, come Virgilio che accompagna tanti piccoli dantini che saranno appunto rappresentati dal pubblico e che avranno l'occasione di vedere il cimitero con occhi diversi. Diamo l'appuntamento? L'appuntamento è sabato 5 novembre 2022 alle 14.30 all'ingresso del cimitero monumentale. È importante prenotarsi perché gli ingressi vanno contingentati, perché noi prevediamo un importante afflusso di persone. Letizia, so che questo ricordare è stata praticamente una scoperta per te anche per quanto riguarda il cimitero. Sì, perché io sono nata a Civitavecchia, ma non ho diciamo, i miei parenti defunti ovviamente custoditi nel cimitero di Civitavecchia. E grazie anche alla frequentazione che ho avuto con Roberta e le sue visite guidate estive, sono entrata per la prima volta al cimitero monumentale di Civitavecchia e ne sono rimasta folgorata. Cosa dobbiamo aspettarci dalle capiniere?
Allora, in realtà quando io ho fatto questa passeggiata sono stata colpita da tanti simboli, da un circuito ben preciso e sono stata ispirata da uno studio precedente che avevo fatto dai versi di Dante, perché Dante è stato il padre, oltre che ovviamente della lingua italiana, ma anche dei visionari, ma è stato colui che ha inventato le visite guidate. E quale visite guidate? Quelle nell'aldilà. Come svolgerà questa rappresentazione, questa preghiera? Allora, io ci tengo a sottolineare che, come è già in uso da tanti anni in altri cimiteri, come appunto ha detto precedentemente Roberta Galletta, dove si attuano dei concerti anche in notturna all'interno dei cimiteri, dove io tra l'altro ho partecipato e ho suonato e sono di una bellezza incredibile, e, all'entrata, appena inizierà la nostra visita guidata, sarà consegnato un Vade Mecum con delle regole comportamentali, perché ovviamente sia gli artisti sia i visitatori stanno entrando in un luogo sacro, e questo progetto lo stiamo facendo tutti con il massimo rispetto del luogo e con la preghiera. Non a caso Sant'Agostino diceva che chi canta prega due volte. Con l'approssimarsi delle festività, anche quest'anno l'amministrazione comunale di Civitavecchia avvicina i cittadini in difficoltà. Così l'assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli ha voluto annunciare la pubblicazione sul sito del comune del modulo online per la richiesta del buono spesa. Si tratta di un titolo che consente l'acquisto dei generi alimentari di prima necessità, che va da 100 per il nucleo da una persona a 250 euro per i nuclei da tre o più persone. Gli stranieri residenti nel comune non appartenenti all'Unione Europea dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità. È ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo. Possono richiederlo i nuclei familiari anche monoparentali residenti a Civitavecchia che non dispongono di adeguate risorse economiche e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali non superiori per l'intero nucleo familiare ad euro 2000 alla data del 31 ottobre. Tutte le informazioni sono nell'articolo su www.trcgiornale.it. L'erba naturale diventa sempre più realtà per il nuovo stadio Fattori. Ad affermarlo è l'assessore ai lavori pubblici Roberto D'Ottavio, che fa il punto sulla situazione dell'impianto che sarà dedicato soprattutto al calcio, ma non solo. Siamo pienamente nei tempi, spiega D'Ottavio. Procederemo all'affidamento dei lavori di risistemazione entro il 31 dicembre, come previsto. Ci sarà una variante per l'erba naturale. L'amministrazione comunale sta galoppando per poter renderlo fruibile e migliore per la città. Secondo l'assessore D'Ottavio, gli amanti dello sport locale possono sognare. Siamo già in contatto con alcune società di calcio professionistico, riprende D'Ottavio, è tutto fattibile, è uno dei tanti progetti che stiamo portando avanti per rendere migliore Civitavecchia. Tra i pensieri di D'Ottavio ci sono anche il campo polivalente che sorgerà a San Liborio nella questione Pala Grammatico e il Pala Galli. Inoltre l'amministrazione comunale è al lavoro per trovare dei modi per abbattere i costi economici ed energetici alle piscine dove svolge attività la COSER, la comunale di Via Maratona e lo Sport Garden. Ora si sa tutto sul nuovo match di Emiliano Marsiglia. Dare certezza della prima difesa della cintura dell'Unione Europea da parte del tizzo è stata la Federpugilato. L'organo federale ha annunciato che il boxer allenato da Mario Massai combatterà il prossimo 3 dicembre a Santa Marinella. All'altro angolo ci sarà il livornese Variolenti, un nome già conosciuto dagli appassionati locali in quanto in passato ha avuto degli sparring con Michael Magnesi e Cristian Gasparri. Lenti ha vinto lo scorso anno il titolo italiano, che è anche difeso, e in passato si è imposto al trofeo Guanto d'Oro. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, Facebook, YouTube, Instagram. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.